a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi giocheremo a The Sims. Questo dovrebbe essere il secondo episodio in cui giocheremo con l'unità familiare Red e ci porteremo avanti con la costruzione della casa. Apro il gioco e iniziamo. Scusate per la mancanza di video sul canale, ma siccome ho avuto qualche problemuccio con il router di internet e quindi non sono riuscita a caricare i video. Come avete visto qui mi si era appena aperta una schedina qui, che praticamente sono le consegne dei sim. E ve lo faccio vedere. Allora, se andate consegne dei sim, qui ovviamente la... mi sta scaricando, ma c'è problemi con internet ancora e quindi non ci mette un po'. Faccio carica partita, vabbè, riavvio, così vediamo insieme i nuovi contenuti. Allora, scusate, mi abbasso un po', abbasso un attimino la sedia, ecco. Apro il gioco e continuiamo. Ho visto che gli altri video su The Sims che ho caricato sul mio canale vi sono piaciuti e quindi ho deciso di riportarvelo. Scrivetemi nei commenti se vi va che faccio un altro episodio in cui giochiamo con l'unità familiare di Supernatural. Magari faremo un episodio più lungo e così magari vi faccio vedere come si scaricano i contenuti personalizzati. Allora, cerco la mia unità familiare, eccola qui, come vedete. È questa qui, Red Family. Gioca e come potete vedere la casa è qui. Però vi faccio vedere un trucchetto che ho scoperto. Se noi si apre la galleria, si sta registrando. Allora, se noi apriamo la galleria e si va qui, mi connetto. Allora, se noi si va qui, vedete che ci sono questi lotti. Noi scusate se sentite un suono, ma è il telefono. Allora, se noi guardiamo qui, vedi contenuto per, io ho messo tutti, ordina per più recente, categoria mettete tutto. Però se facciamo lotti, da tutti i tipi di lotto, qui noi, siccome vogliamo che l'unità familiare Red abbia un lavoro buono e abbia il loro punto privato, gli mettiamo allora, residenziale, bagno pubblico, onsen. Ce ne sono tanti. Allora, bagno pubblico onsen, residenziale, bar, biblioteca, casa infestata residenziale, clinica veterinaria, generico. Io gli metterei una clinica veterinaria, perché essendo che hanno due animali, quindi hanno bisogno di un punto in cui poter curare gli animali. E quindi Brindleton, ok. Questa qui però, come vedete, io di queste espansioni qui ne ho solo 3
queste qui non ce l'ho, non sono in mio possesso, quindi ok. Allora, ce ne sono tante di cliniche veterinarie. Questa qui che sto vedendo qui, ecco, questa è bella. Gli mettiamo questa clinica qui, che tutto sommato è anche fatta molto molto bene. E la lascerei così come è preimpostata, perché tanto ha due studi, la saletta qui e lo studio. Qui c'è la, tipo la reception e il cosino per farci giocare gli animali. Colloca l'otto e lo mettiamo qui al posto di questa che c'è già. Si fa così, ammobiliato. Ecco, come vedete l'otto in costruzione e sta caricando. Ci mette un pochino, ma dovrebbe fare abbastanza veloce. E facendo così, come avete visto, ci abbiamo la... posizione dei oggetti stessi. Scusate un attimo, devo andare un attimino nelle opzioni di gioco perché mi ha disattivato alcune cose. Devo vedere un attimo che cosa mi ha disattivato. Allora, prova. Allora, il lotto collocato è stato creato servendosi del trucco per spostare gli oggetti. Di conseguenza, alcuni oggetti potrebbero trovarsi in posizione inaccessibile ai sim. Vabbè, stavo leggendo quello che mi era apparso qui nella bacheca delle notifiche. Ok, e abbiamo la nostra clinica veterinaria collocata qui. Ma per prima andiamo qui, nella nostra unità familiare. Qui. E giochiamo. E ci portiamo avanti un po' con la casa. Oggi costruiamo due stanze della casa. E poi andremo a vedere la clinica veterinaria. Qua in modalità costruisci, mettiamo magari pomeriggio così ci si vede meglio. Allora, questo è il piano di sotto. Come vedete io qui ho già fatto questo angolino qui per i bimbi, per un bambino che glielo faccio adottare adesso. Qui invece c'è quello per i cani. Devo controllare che stia registrando, scusate. Ok, qua c'è la piscina che abbiamo fatto nello scorso video. Allora, c'è la porta? No. Allora, gli mettiamo una bella porta, una porta importante. Ora, per esempio... questa qui, no. Questa è una bella porta importante. Magari la spostiamo un cicinino di qua perché gli ci metto quella per il cagnolino. Questa. Gli ci mettiamo una porta, il cagnolino, così possono entrare. Perché come vedete qui gli ho messo un cagnolino e un gattino. Allora, qui ci facciamo la cucina e qui la sala da pranzo. La sala da pranzo l'ho fatta un pochino più grande perché gli ci voglio mettere dei giochi per i bimbi. Un attimo questa cassetta delle lettere. Non so se vi capita mai anche a voi quando giocate a The Sims che vi appare la cassetta delle lettere nel lotto in cui state costruendo e voi la levate
però dopo un po' vi riappare. Scrivetemelo qui sotto nei commenti se vi succede. Allora, io innanzitutto inizierei con un bel pavimento per la cucina. Ci abbiamo gli animali, quindi farei un parquet chiaro. Metto così. Metto questo parquet chiaro. Ok. Gli metto una porta. Non so se metterci una porta o l'arco. Con l'arco onestamente i sim farebbero prima, ma l'arco io lo metterei qui alla sala. No. Troppo chiaro. Troppo chiaro, troppo chiaro. Il parquet è bianco, però gli metto gli archi bianchi. Potrei effettivamente mettergli l'arco qui alla cucina, così farebbero prima entrare. Poi lo metto anche qui. Ovviamente qui sarà una... aspetta, devo... allargo un attimino qui. E così questa facciamo che la sala, dove gli metto il divano e la TV. Sì, è un po' piccola onestamente, ma diciamo che per loro che sono in pochi, nell'unità familiare, gli va più che bene. Metto un altro arco qui e questa la faccio tipo stanza dei giochi barra stanza dei bimbi. Allora, torniamo qui. Come vedete, mettendo l'arco ha messo anche una luce. Il pavimento c'è. Mettiamo una bella luce, illuminazione da soffitto. Guardate che bellina, questa qui l'ho messa usando il contenuto personalizzato, però se vi piace farò un video a parte. Sono indecisa se mettergli questa qui, lampada sospesa jet, oppure proprio come un lampadario, oppure luce sospesa rimescolata. Un attimo, controllo che stia registrando. Ok. Allora, questa qui è troppo grande come luce. Metto questa qui che è una luce normalissima, fa anche molta molta luce. Allora, il muro, motivi per muri, un muro, l'elite della mattonatura, bella. Questa qui potrei usarla nella serie di Supernatural, se vi piace, come motivo per il muro. Allora, in una cucina questa... no. Allora, in una cucina ci sta una... questo qui, un muro chiaro. Chiaro, no. Questo è bello. Vediamo se c'è qualcosa in legno. Quello più... questo è bello, ma le userei più per le camere. Quindi ci metterei quella che ho trovato prima. Che non trovo più. Allora, ecco. Eccola qui, che è quella dell'espansione Nuove Stelle. Non è male. Lo metto in tutte le stanze per il momento.
così ho un'idea di com'è. Allora, questa è la cucina. Dalla cucina, tanto che fanno direttamente così, quindi qui non gli ci metto nessuna porta, così ci posso fare l'angolo per gli animali. Allora, cucina, i banconi sono belli questi qui, un colore scuro, un angolo qui e uno qui, e poi ci metto questi, qui ci metto il fornello. Qualità del cibo 10, qualità del cibo 4, quindi gli metterei questa qui, che qualità del cibo 10, quindi per i sim va molto molto meglio. Postazione per chef dinamica e gastronomica. Bella. Così potrebbero farsi panini, volendo. Aspetta, non riesco a trovare il verso. Però ecco, vediamo se sta più qui. Sì, ci sta, però forse questa gliela metterei in una prossima attività. E scrivetemi voi nei commenti cosa vi piacerebbe che facessero questi sim. Allora, i pensili, che sono questi qui, gli armadietti da muro. Allora, metterei questi qui, che sono intonati alla cucina. Vediamo se c'è quella d'angolo. Sì. Ok. Poi ritorniamo qui sui fornelli e gli metto la cappa. Così almeno. Allarme. Gli metto l'allarme qui. Così. E questo glielo metto qui. Gli ho dovuto mettere l'allarme perché a volte capita che i sim facciano bruciare la zona fornello, e quindi gli ci ho messo l'antincendio. Ok. Metto il bancone lungo. No, sbagliato. Allora, gli elettrodomestici. Allora, qualità del cibo 4, qualità del cibo 3, 5, 8. Io gli metterei questo qui. Magari ci aggiungo un altro. Io lo metterei qui, un altro pezzettino di bancone, perché qui ci metto il cosino degli animali, l'angolino per gli animali. Allora, 7, qualità del cibo 8, quindi gli metterei questo qui e glielo metto qui. Però è bello anche questo frigorifero, bassa bruciatura da congelamento, fresco Nix, mega grande con scomparto deluxe. Sinceramente non è che mi piaccia tanto questo, eh. Li metterei più questo qui, ecco, che si intona molto meglio. E torniamo agli elettrodomestici. Allora, bevanda 8, la macchinetta del caffè, poi gli ci metto qui la macchinetta del gelato,
quella per lo stufato, macchina personale magia del tè. Gli metto anche questa qui, magari la metto qui, e gli lascio questi banconi liberi per cucinare. Ecco, questa la potrei metterla sotto, onestamente. Ecco, voilà. Però come fanno i sim a usarla? Ecco, la metto qui. Visto che ho scoperto che posso mettere gli oggetti anche lì sotto, adesso ci metto qualcosa. Allora, questo mungitrice no. Cestino divertimento estivo no, troppo grande. Centro tavola regalo luna ardente. Ah, che carino questo delfino. E tra un altro degli oggetti personalizzati. Allora, vediamo se no, sotto non me lo fa mettere. Allora, gli lascio questo spazio qui per cucinare, però gli servono i mestoli. Allora, mestoli, 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 eccoli qui. I mestoli li mettiamo qui, così hanno lo spazio per cucinare. Però, sinceramente, gli metterei una specie di isola qui. Ecco, così. Così almeno hanno altro spazio per poter cucinare. Questa canzoncina qui che c'è di sottofondo è bellina perché è stata messa dopo che ho preso l'espansione. Allora, albero festivo, sempreverde, delizioso per sempre. Allora, arcane illusion. Bellino. Questa potrei metterla nella camera dei bimbi, che faremo nel prossimo episodio. Allora, lì c'è un buchino, quindi ci potrei mettere un coso, una cosina così, una cosa ci potrei mettere, una stufetta per scaldare la stanza. Sì, lampada riscaldante, patio mitico, caffettiera antica, svegliami, frigo per nettari, la cantina del dirigente. No, allora il reparto cucina direi che è fatto, almeno ci dovremmo essere. Barattoli da laboratorio in alluminio. Allora, medicamento biochimico, palloncini da festa, ciotola di frutta. No, dove me l'ha messa? Scusate, ma un attimino nell'inventario. Ecco. Allora, vediamo com'è dall'alto. Sì, è carina.
Allora, ora facciamo l'angolino per gli animali. Ciotola. Serve un tappetino prima di tutto, così almeno se cascassero croccantini cascano lì. Li metterei. Allora, potrei mettergli questo qui, che è generico per tutte e due. Se no c'è l'ossicino. Carino l'ossicino. L'ossicino. Allora, metto la ciotola. Una la metto rosa perché è per il gatto. E una la metto rossa, però gli cambio cambio il colore della ciotolina sotto. Se gliela metto più chiara, ok. E gli metto una ciotola qui centrale per l'acqua. Ecco, gli metto una cuccettina qui, così possono stare con noi gli animali. La sala. Devo mettere una finestra in cucina, se no non hanno aria. Gli ci metterei in cucina. Questa potrebbe essere bella come finestra. Sì, mi piace. Mi sa di casa americana, quelle ville americane. Scrivetemi qui sotto nei commenti se vi piace. Allora. Comunque, una cosa che non sapete di me e che ve la dico adesso è che adoro l'America e tutto ciò che ha a che fare con l'America. Allora, una finestra per la sala. Gli metterei questa, una, due e tre. Uno e due. Ok, allora. Qui ci metto il tavolo da pranzo. Nella sala da pranzo. E cerchiamo un tavolo. Un bel tavolo. No, troppo lungo, siamo in pochi in famiglia. Questo è un bel tavolino. Giusto, giusto per noi. Le sedie, prima di tutto gli metto un seggiolone perché gli faccio adottare una bambina. Belle queste seggioline. Come vedete qui, a volte ai giocatori di The Sims vengono regalati questi oggettini qui. Questi qui che c'hanno tipo il pacchettino regalo. Questa qui è una progettazione di Hey Harry. E non è neanche malaccio, sapete? Magari cambio colore. No. Bianca. Sì, è intonata col pavimento e ci sta. Ok. Un tappeto. Ovviamente, vediamo se c'ho quelli personalizzati. C'ho questo qui a stellina, vediamo se riesco ad allargarlo un po'. Troppo grande. No, sto cos'è? Ocean Kids Starfish Rugs. Allora, qualcosa di colorato. Bello, mi piace.
Così si intona, cioè i bordini bianchi, così si intona con il resto della sala. Poi, e questo è l'angolino sala da pranzo. Ci metto una cosina sopra, un centro tavola regalo luna ardente. Scusate un attimo se mi ero avvicinata alla webcam, ma stavo guardando un attimino com'era fatto. Ok. E ora c'è l'angolino dei bimbi. Vediamo se pack contenuto personalizzato. Andare qua. Mostra tutto. E questo è il contenuto personalizzato che ho per il momento. Ah, è tipo una specie di bancone. Bello. Questo è uno specchio Bubble Dream Mirror. Questo potrei metterlo qua. Mi piace. Arcane Illusion. Allora, questo glielo metto nella camera. Arcane Illusion. Bubble. Questo no, è un cuscino. Arcane Illusion. Ah, i pesciolini. Osservazione. Animali. No. Visto che sono già qui, gli metto una lettierina. La metto così generica. La appoggio momentaneamente qui. Per il momento. Perché queste sono stanze che faremo nel prossimo video. Allora, animali, bambini. Tutto. Ok, allora, innanzitutto un bel tappeto con la stellina, potrebbe essere carino. Non mi sconvincerà questo qui con la stellina. Allora, questo c'ha le coccinelle. Ma serve qualcosa di più colorato. No. Qualcosa di simpatico. Troppo grande. Posso rimpicciolirlo con un trucchetto che ho imparato giocando a The Sims in questi anni. Ecco, ho trovato un bel tappeto. Ne aggiungo un altro qui, così almeno non si fanno male. Giocattoli. Allora, li metto una casa delle bambole generica. La metto per così, così almeno possono guardare anche fuori. Un panda, versione Halloween. C'è anche di altri colori. Nero, no. Con. Si sblocca completando la collezione di uova decorative. Magari in un prossimo video vedremo come sbloccarlo. Qual è il nesso tra i conigli e le uova? Dovrei chiederlo a questo amico adorabile. Poi gli ci metto una scatolina dei giochi qui. E un draghettino rosso.
così possono giocare insieme. Glieli faccio adottare, però sarebbe meglio adolescenti, perché, cioè, versione bambino, non bebè, perché i bebè, come sapete, su The Sims sono difficili, cioè, come da curare. Quindi e quindi li faccio adottare due bambini, però versione bambino e non bebè. Scusate, ho fatto un po' di rigiro di parole. Controlliamo che stia registrando. Sì, perfetto. Allora, come vedete, io qui gli ho messo dei giochini e queste due stanze sono pronte. Allora, decoriamo un po' qui, questa parte qui. Ci devo mettere una bella porta scorrevole, così che i Sim possano uscire. Questa qui è bella, bianca. Sta cosa non mi piace, ecco. Ok. Decoriamo un po' quest'angolino qui. Allora, decorazioni. Mostra tutto, no. Superfici, ecco le mensole. Mi serve una mensolina perché volevo fare tipo qualcosa di carino. Stiamo magari più in su, così posso metterci gli oggettini. Questo serve, questo qui. Lo metto qui. Tanto la porta, no, però qui c'è il bagno. Metterei qui, così non dei guinzagli. Allora, decorazioni. Allora, questa piantina qui, che non me le fa mettere. Forse questa qui non va bene. No. Serve qualcosa di più lungo. Questa. Ah, questa è carina. Ecco. Decorazioni. Vediamo se questa è da terra. Senti, sì. Non posso metterci le cose sopra. Quindi forse è meglio che ci metterei tipo una libreria. Allora, superfici. Vediamo se c'è. Scaffale, ecco, vediamo se qui mi ce le fa mettere le cosine sopra. Allora, pianta grassa. Ah, bellina. No, questa è troppo grande. Questa è grande. Ah, questa potrebbe essere carina. Una piantina attaccata al soffitto, ma un vaso di fiori mega. No.
Allora, questo è troppo grande. Scusate, mi è cascato il pad. Mi sono leggermente spaventata. Allora. Vediamo se c'è di un altro colore. No, mi piace così. Ma se c'è qualche decorazione carina. Sì. Bella. Non è male. Scrivetemi qui sotto nei commenti se vi piace l'idea. Arcane Illusion. Ah. Ecco, un po' stile il mare. No. Questi sono troppo grandi. Questi. Direi che la lascio così, però qui sotto ci vorrei mettere qualcosa. Allora, un gnomo. Potrei metterci tre gnometti, sinceramente, però siccome, visto che siamo nel periodo di Natale, no, questo qui no. Ah, questo gnomettino qui col cappellino rosso. Bello. Ah, questa qui, sentinella di Amazzonite, e la mettiamo al piano di sopra. L'ognomino felice che salta. Gnomo solo affari. Braccio uncinato del Kraken. Pupazzo di neve. No, questo va fuori. Yoda, bellino. Ma gli ci metto anche questo qui. Poi il corridoio, diciamo che più o meno ci siamo. Qui. Allora, qualcosa, un poster, qualcosa di carino. Che qualcosa sugli animali. Il calendario, cosa mi stavo scordando. Perfetto. Allora, paesaggio immaginario. Pergamena dipinta appesa. Ah, ci sono queste cosine qui. E magari cambio la... Questa qui che è dell'espansione, quella del... Monte Comorevi. E devo dire che non è male. E tutto sommato le decorazioni sono molto molto belle. Allora, io gli voglio mettere anche questa qui del clown, perché voglio fargli provare una cosa nei prossimi episodi. Che ho visto in un video che è possibile evocare questo clown qui. Allora. Più o meno ci siamo. Metto la porta qui al bagno. Una porta, tanto siamo in famiglia, questa. Che è molto molto bella. E qui ci rimetto uno di questi quadretti, che non sono per niente male. Questi qui con i fiori di pesco. E questa.
carina. Poi, allora, qui lì ce ne metto altri. C'è anche questo qui dei cowboy. Vediamo se c'è. Locandina di I Desperados di Alcone. No, questo qui no, lo metto nell'altra serie, quella di Supernatural. Qui ci metto Amore di pianta mucca. Questo è bellino. Poi c'è Sui Generis, Febbre virale, Legno epico, Sul, Natura. Acquarelli pressati a freddo, Vintage. Questo qui. E cambio il disegno. E questo è un po' il piano terra della casa. Le altre stanze le faremo in un prossimo video. Scrivetemi qui sotto nei commenti se vi piace, ve la faccio vedere così velocemente. Ci vorrei mettere qui sotto, qui, una specie di diciamo decorazione natalizia, visto che si sta avvicinando anche il Natale. Allora, c'è anche il pupazzo di neve, glielo metto accanto a questo qui. E diciamo che tutto sommato sta venendo bene. Allora, prima di chiudere il video, voglio fargli adottare i bambini, come vi dicevo, e per farlo ci serve il computer. Quindi vado a studio, che è qui, scrivania, gli metto una bella scrivania temporanea con una sedia e la mettiamo nera, perché io la ho nera come vedete nella webcam. Il computer, gli metto PC potenza integrata, gli metto questo qui e una luce. Questo piccolo studio qui è temporaneo. Vado qui, ora che hanno la porta, allora mando la mia sim qui, unità familiare, adotta, e adotta. Allora, i sim vanno a rilento. Gli animali dovrebbero essere già dentro, sì. Intanto che lei ha il computer, a Jack, gli faccio riempire. Riempi. No, allora. Bambina, eccole. Bambina. Elena e Laura. Sara. No, Sara, Elena, Laura, Vincenzo, Davide e Edoardo. Allora, ci sono anche, questi sono i bebè, cioè i neonati, questi qui. Poi ci sono i bebè che vanno da questo qui a questo, che vanno da Vanessa a Jacopo. E poi ci sono i bambini, che sono quelli un pochino più grandi. Allora, io prenderei lei. Riempi tutte le ciotole degli animali. Ok. Allora, la sta andando a prendere all'orfanotrofio. Allora, lui sta riempendo tutte le ciotole degli animali.
faccio fare velocemente, così almeno mando anche lui. Ora, unità familiare, adotta, faccio Laura, cambio il nome, Lucia. Allora, gli animali, una l'ho chiamata Chloe, no, Cleo, Chloe, sì, lei l'ho chiamata Chloe e lei Charlie, no, forse, boh, Jessica, non lo so, però voglio mettere un nome che sia carino e che sia possibile abbreviarlo. Sofia Lucia Jessica. Jessica Red. Benvenuta in famiglia. Beatrice Red sta portando a casa un nuovo membro della famiglia. Allora, anche lui. Sara o Elena. Gli faccio adottare due bambine. Di solito i bambini sono, diciamo che le femmine. Tutto sommato qui su The Sims le simmine sono. Nel mentre qua il personaggio stava ballando sotto la pioggia. Vai in casa qui con la mami. Allora, sta adottando, quindi faccio veloce, così gli cambio i vestiti in questo episodio. C'è anche il comitato di benvenuto. Allora, Elena. L'ho chiamata Jessica. La bambina l'ho chiamata Jessica, quindi l'altra la chiamo Alessia, Valentina, Federica. Vediamo così a caso e chiudo gli occhi. Lucia, no. Laura, no. Chiara no, Martina, Lucia. Eileen, mi è venuto in mente. Eileen. Eileen. Eileen, che è quella di Supernatural, non so se lo conoscete. Se sì, scrivetelo qui sotto nei commenti. Che c'è un personaggio che si chiama Eileen Leahy, che praticamente sta con Sam nelle stagioni in cui sono nel bunker. Scusate, ma mi stavo levando un capello. Eileen, credo che si scriva così. Dovrebbe, non lo so. Se non si scrive così, scrivetemi qui sotto nei commenti come si scrive. Allora, Eileen. Aspettate un attimo. Scusate se mi state vedendo a metà. Vado un attimino qui. Aspettate, allora. E cerchiamo, scusate, censuro. Ecco. Eileen, ma come si chiama? Lì. Aspetta. Eileen, lì. Supernatural. Eileen. Eileen. Ok. Eileen Red. Perfetto. Ok. Le abbiamo adottate. Il quartiere ti dà il benvenuto. Grazie, al momento. Termino in anticipo, ciao. Scusate, ma devo. Sì,
Sarà forse per la prossima volta. Chi è questa? Liliana Kealoha. Allora, devo. E la luce fu. Non c'è niente di meglio della sensazione che si prova annientando il boss di fine livello. Ogni volta che Aileen gioca, si sente in comunione con l'universo. Si può tranquillamente dire che gradisce i videogiochi? Sì. Allora, qui. No, in modalità costruisci. Vado qua, salvo e vado a cambiare i vestiti delle bambine. E poi continueremo nel prossimo episodio. Allora, vado qui, gestisci le unità familiari, matitone e si va. Oh, Wagini! Allora, la prima sarà Jessica. I suoi tratti sono birbante, turbolenta, estroversa. Ah, la posso cambiare. Sociale, la metto sociale. Estroversa. Questi sim ricevono stati umorali potenti per la socializzazione amichevole. Il loro livello di socialità diminuisce rapidamente e ricevono più stati umorali negativi quando il loro livello di socialità è basso. Per il momento non lo posso cambiare, quando sarà più grande questo tratto qui glielo posso cambiare. Allora, i colori, il rosso, il marrone e il nero. Poi i generi musicali, metal, alternativa, blues, hip hop e gli mettiamo retro. Poi attività, comicità, forma fisica, fotografia, videogioco e snowboard. Gli metto che gli piace lo snowboard. Gli metto anche gli sci. Allora, e adesso li andiamo a cambiare. Li andiamo a sistemare il viso perché è un po' troppo grossino il viso. E cambiamo il colore degli occhi, così. I capelli sono anche carini. Il naso, mamma mia. Cambiamogli subito il naso. Ecco. Ok. Gli occhi. Gli occhi grandi. Sì, mi piacciono. La bocca. Questa è troppo grossa. Ecco, una boccuccia così. Accessori. Questi dopo. Intanto pensiamo ai capelli. Beh, questi non sono niente male. Le treccine. Allora, vediamo questa. È una treccia così, bella. Gliela metterei da testa, questa treccia qui. Questa, vediamo le acconciature. La cipolletta, la coroncina, lo chignon. Questa, le treccine. Questa, qui ci sono le codine. La coda normale. Non mi piace la frangia. Corti, lunghi. Gli metto questa qui che è una trecciolina, che non è niente male. Poi vestiti. Andiamo i tipi di look giornalieri. Se non è niente male. Mannaggia. Questa è anche carina, glielo metterei. Vediamo qualche altro look giornaliero, magari più pesante. No, no, vabbè, io lo faccio io. Allora, siccome adesso è freddo, quindi gli metterei
No, questo è bellino. Ricambio solo le scarpe, che non mi piacciono per niente. Gli metterete gli stivaletti? No. Queste scarpucce qui. E questo è uno. Poi questo. Vediamo. Allora, questo è formale per la scuola. Ci vuole un abbigliamento. Questo non è niente male, però non mi sconfiggono. Glielo faccio io. Allora, questa qui e sotto via questa. Via le calze, tanto gli metto i pantaloni. Allora, formale, ecco, questa qui. Tolgo formali e gli metto queste. Sportiva. Vediamo. Questa non è male. Però per una bimba. Siccome è freddino, quindi sportivo potrei mettergli una è questa qui, una è questo e l'altro potrei mettergli. Abbiamo salopette. Eccole, quelle un pochino invernali, tipo sportive. Con le tute sportive. E la metto. Questa è carina. Se no c'è questa qui. Però. Rossa. Bella. Non è male. Mi piace. E gli metto anche le scarpine rosse annesse. Se non ci sono. Queste qui che sono più basse, ma sono scarpe da sci. Quindi gli metto questi scarponcini qui. Un outfit sportivo è questo. E l'altro outfit sportivo è questo qui con la tuta. Le scarpe però, magari metterle intonate o magari che siano più o meno simili. Vabbè. Allora, da notte. Questa non è male. Gliela metto rossa. I calzini li lascio. Cambio magari il colore delle ciabattine. Grigio. I calzini. Tolgo le calze. Li metto dei calzini corti rossi. Da festa li tolgo questo qui. Vediamo, da festa che completi ci sono. Questa non è male. Però non è che mi sconfinferano tanto, Vediamo. Questa, no. Questo qui. È rimasto al collo. La corona di fiori. Fragolina. Poi c'è questa qui. Fiorellino. Questo. La farfalla. Questo. No, mi piace anche di più questo qui. Poi andiamo a vestiti da festa. Salopette.
andare a mezze maniche non è gradevole, quindi potrei mettergli una camiciola così. Sì. Allora, con i bottoni tolgo da feste, me le dovrebbe dare tutte. Allora, ecco la camicetta e i jeans. Le scarpe dove sono? Allora, eccole qua. Poi costume da bagno, vediamo se ci sono completi. Sì, ci sono. Questo è bellino. Poi clima caldo, questo vestitino qui non è male, però non è granché. Gli metterei più questo qui, però non mi sconfinferà neanche questo. Ecco, questo mi sconfinferà di più, mi piace di più. Scarpucce inverno, questo mi piace, però magari è scuro. I jeans vanno bene, magari questi di sopra. Gli stivali no, questi. E gli metto dei calzini, magari è freddo. E i guanti, metto i guanti, no. Questi. Ok, diciamo che lei più o meno ci siamo. Scusate se avete sentito un po' di silenzio, ma è che stavo vediamo. Ok, allora sociale, però lei è sciatta. È sciatta, cos'è? Allora, sciatta, questi sim non sono influenzati dall'ambiente sporco, sporcano più rapidamente gli oggetti dell'unità familiare. Vabbè. Allora, i capelli diciamo che sono carini. Cambio il colore. Scusate un attimo, mi si è impappinato. Ok. Rosa, più roseo. Ok, queste treccine non sono niente male, però non mi sconfinferano. Ovviamente non gli metto uguali i capelli, perché sennò si somiglierebbero troppo. Allora, onestamente queste treccine non sono male, però ecco, lei gli metto queste treccine qui, proprio scure. No, è sempre scura il viso. Uffi. Ecco, più rosa. Gli occhi. Le sopracciglia vanno bene, queste le labbra. Queste. Allora, vediamo se ci sono i look di appunti. Potrei vestire
vestirla così, magari gli cambio gli stivali, metto le scarpe. Poi formale. Ah, questo vestitino è bellino, però per andare a scuola non va bene. Da notte, magari, scusa, pigiamino rosso anche a te, i calzini vanno bene. Ok, allora, da festa, vediamo i tipi di look. Ma che tipo di vestiti ci sono da festa? Magari qualcosa che ci abbia tipo i pantaloni sotto. Ecco, questa c'ha tipo le calze. Ecco, così va bene, ma tolgo gli occhiali. Ne metto due di look. Ne metto anche a lei. No, non era questo. Dov'è? Era questo. No. Questo. Ma così. Ok. Allora, costume da bagno. Ancora sti occhiali. Scusate. Allora, costume da bagno e completi. Nero. Clima caldo. Metto questo qui. Scusate un attimo, devo controllare come ho vestito lei in clima caldo. Ah, con la salopette. Quindi anche a lei gli metto la salopette. Ma cambio le scarpe perché se non sono decenti. Allora, eccoli qua. Poi inverno. Via sto cappello. Inverno. Corpo intero. Ok. D'inverno gli metto questo e le scarpe invernali, queste. E questo è tutto. E con questa immagine di Eileen, rivedrai anche l'altra, è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, attivate la campanellina e scrivetemi qui sotto nei commenti quale tipo di gioco vorreste vedere sul mio canale.
Presto arriveranno altri 4 video sul canale, se riesco a caricarli in questi giorni. E questo è tutto. Ciao!